Siamo sempre a Polla con i fratelli Sabatella. Ci parlate un po' di questi tipi di zampogne allora italiani del sud? la zampogna che si usa, la maggior parte è quella che si usa in Basilicata, Calabria e Campania. Sono più o meno le stesse cose, la zampogna chiave. Di queste zampogne chiave esistono almeno di 6-7 misure diverse, cominciando dalla 2 palme e mezzo, che corrisponderebbe alla tonalità La bemolle. Poi c'è la 3 palmi, poco più grande, che dovrebbe essere in Sol. Poi c'è la 3 palme e mezzo, questo che suoniamo noi adesso, che dovrebbe essere intonata in Fa maggiore. Poi c'è la 4 palmi, che dovrebbe essere intonata in Re. Poi c'è la 5 palmi, sempre in La bemolle, e poi c'è la 6 palmi, che sono lo stesso in Sol maggiore, però un'ottava grave. Questa è tipica di quale zona, quella lì vostra? Questo è Lucana? Basilicata, Calabria e Campania, più o meno si rassomigliano. Poi la differenza della zampogna molisana. La zampogna molisana più o meno è la stessa, soltanto che c'è un pezzo in meno a confronto della nostra. Questo pezzo qua è chiuso, ce l'hanno però è chiuso, sono a 3 pezzi. Noi passiamo a vantaggio che la zampogna nostra è più armoniosa, perché c'è un pezzo in Invece meno. la siciliana ci diceva Poi c'è lei. la siciliana, che è la zampogna pare. Poi c'è un altro tipo di zampogna calabrese, chiamata la surdullina. La surdullina è piccolina, piccolina, eppure è brava, è adatta per le tarantelle, però si suona da solo, senza la ceramella. Quindi Eppure è il brava. vostro augurio è che queste tradizioni non si perdano mai, che in futuro Ma io continuino ad andare. penso di no, perché io ho avuto modo di conoscere zampognare di Domodossola, Friulani. Poi c'era un altro tipo di zampogna che si usa in Emilia Romagna, chiamata la piva. E quello è pure un altro tipo particolare, che somiglia un po' alla cornamuse scozzese. Qui c'è un richiamo poi con la Sì, sì, cornamusa, sì. la zampogna tradizionale della Ogni Scozia. territorio ha la sua specialità, e così hanno cercato di tirare avanti, però comunque E tutto quindi. sommato è bella, perché c'hanno sempre dei suoni belli. Adesso poi sono pure più perfetti. Quindi un invito Prima, ai giovani ad avvicinarsi al suono della zampogna, certo. perché è qualcosa di Prima spettacolare. le zampogne erano più rudimentali, adesso invece sono veri strumenti che possono competere. Infatti vediamo la zampogna pure nelle grandi orchestre, perché c'era una tonalità. Addirittura qualcuno ha fatto con i semitoni qua, che può fare qualsiasi. Io conosco maestri veramente che sono bravissimi, fanno, per esempio, un caro amico mio, un certo Vincenzo Ricci, che ha fatto la zampogna, l'ha creata lui, tutti i particolari, che fa pure quella sigla di Linea Blu. È lui che la fa, è un caro amico mio. Allora, un saluto da Polla, la Sì. patria della zampogna.